Una nuova palestra outdoor è stata inaugurata ieri nella splendida cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino a Silla di Sassano. L'attrezzatura presente è stata realizzata grazie ad un finanziamento che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito di infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri l'amministrazione comunale di Sassano, il sindaco Domenico Rubino e il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino. Abbiamo pensato di posizionarla qui a completare questa bella villa, questa palestra outdoor, la seconda come dicevi tu. Il nostro comune è molto attento allo sport, d'altronde Sassano vanta tanti campioni nell'ambito dello sport e noi continuiamo questa tradizione. L'abbiamo voluta, come dicevo, mettere qui a Silla proprio per completare questo percorso sportivo che si collega anche all'altra palestra, quindi una realizzazione che è avvenuta in pochissimo tempo e voglio ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione e quanti hanno fatto in modo che questo finanziamento fosse veloce e fosse stato subito realizzato. Continua il potenziamento delle infrastrutture legate allo sport nel comune di Sassano, che ormai è un comune che da anni si caratterizza proprio sui temi della valorizzazione dello sport e dare più opportunità anche ai nostri giovani e a chi viene a visitare il nostro paese. D'altra parte qui in questo luogo ingannevole la Villa Comunale rappresenta veramente un presidio che crea attenzione, ma soprattutto un presidio messo a disposizione per le tante famiglie che possono venire qui e in modo sereno far passare qualche ora di tranquillità ai propri figli. Oggi si arricchisce appunto di un nuovo presidio. Faccio i complimenti al sindaco e all'amministrazione comunale per aver pensato al potenziamento della villa comunale, o meglio al completamento dell'offerta che c'è nella nostra villa comunale, quindi con questa palestra outdoor che va, ripeto, a potenziare quel discorso infrastrutturale necessario per poter fare sport. D'altra parte anche la regione Campania è molto attenta e sensibile, chiaramente stiamo lavorando molto per potenziare quelle infrastrutture sportive sia nella regione Campania ma nella provincia di Salerno e nel Vallo di Diano ovviamente, e ci fa piacere che sempre di più anche i successi di tante squadre dal calcio a 5, dal calcio al basket e al pallavolo e altri sport, oggi siano tante squadre e tanti che stanno investendo nello sport e stanno soprattutto coinvolgendo i nostri giovani, i nostri figli, quindi veramente un bel momento di sport, un bel momento di sociale e soprattutto un bel momento per la comunità del Vallo di Diano e di Sassano.